La Vicarocco 2017, ragazzi, 19ª edizione. Siamo forse l'unico evento rimasto che va avanti da 19 anni senza fermarsi. E quest'anno avete già visto che si è intrufolato. Abbiamo, permettetemi di dirlo, il massimo esponente rock italiano del momento. Da tanto tempo. Pino Grazie. Scotto. Tu pensa, te lo dicevo prima, che io a ottobre adesso faccio 68 anni. Mamma mia. La prima volta che sono salito su un palco al mio paese, un paesino in provincia di Napoli, da cui sono scappato poi a 17 anni, avevo 16 anni, sono passati esattamente 50 anni dalla prima volta che sono salito su un palco. Cioè, ragazzi, pensa un po'. Questo è un sogno, cioè tu vivi un sogno. Grazie a Dio, mi hai regalato il rock and roll. Ma infatti tu vivi un sogno giorno per giorno. Effettivamente il mio ultimo live, CD DVD live, si chiama Vivere per un sogno, Live for a Dream. Bro. Quindi sarà anche collegato ovviamente alla tua carriera. Sicuramente, ho fatto questo CD DVD. Con 16 brani della mia carriera, partendo dai Pulsar, i Vanadium fino ad oggi, e ogni brano l'ho fatto con una band diversa, ogni canzone l'ho fatta, addirittura il ritmo tribale, dopo 13 anni si sono riformati per me, per rifare le Onca insieme a me, e nel DVD vedete tutte le tracce fatte in diretta, in studio proprio. Il tour è iniziato dalla Sicilia, abbiamo iniziato ad aprile dell'anno scorso, eravamo a Messina forse, e abbiamo già fatto 90 date fino adesso con la mia band. Purtroppo stasera non sono con la mia band, sono con altri ragazzi con cui sono spesso. Ma insomma, sicoli d'otto, ragazzi. Sono a me dei piace. Degni sostituti. C'è un progetto anche in Sardegna con musicisti sardi, perché mi piace collaborare con i musicisti della zona. Ma guarda, io è dico una cosa sempre, molto bella. Questo. Io dico sempre che il rock unisce, non c'è niente da fare. E tu sei la dimostrazione. Ragazzi, non cercate il successo, fate quello che vi piace, tanto con la musica, quella vera, a meno che non andate a fare le marchette dalla De Filippo in quei posti lì, ma poi ragazzi credetemi, ne ho incontrati un sacco, a migliaia di quei ragazzi che sono andati lì dentro. Sono tutti in analisi, è solo fumo, come si dice a Napoli, cornut e mazziate, è solo fumo, e suonate il cazzo che vi piace, qualsiasi cosa, non deve essere per forza rock, se una musica vi piace scriverla, cantarla, suonare, fatelo, perché a me la musica mi ha salvato la vita, se non era per la musica io sarei diventato o uno spacciatore o un ladro, sicuro. Invece la musica mi ha dato la forza di lavorare 35 anni in fabbrica e quando uscivo da quella fabbrica io ero libero. Per me questa è la libertà di fare quello che voglio. Beh ragazzi, io ho la pelle d'oca, onestamente, anche perché trovare un personaggio di un certo calibro come Pino che riesce a darci questi consigli, insomma, non è da tutti i giorni. Io ti ringrazio tantissimo. Sono consigli, secondo me, per vivere bene con se stessi, secondo me. Questo è importante. Sì, assolutamente. Bisogna prima imparare a vivere bene con se stessi e poi magari ci possiamo confrontare con gli altri. Ma se non stai bene con te stesso, non starei bene da nessuna parte. Beh ragazzi, con questa perla di saggezza... La Vica Rock, ragazzi! La Vica Rock, io ti ringrazio tantissimo, con te ci vediamo ovviamente sul palco tra un po', con voi ci vediamo dopo. Grazie mille Pino, rock vive on, il rock! Guys. Ciao! Go!